Salve a tutti, oggi vedremo in questo video il software CRT 8WP, quindi dell'Anonima Radio. Questo video vedremo una piccola parte di come si programma, perché questa radio offre talmente tante soluzioni di programmazione che è impossibile fare un unico video. Allora, questo video ovviamente non sarà enorme, ma penso di una decina di una ventina di minuti. In questo video vedremo la programmazione. Vedremo prima di tutto quello che è il software. Quindi opzioni e tutto quello, diciamo una panoramica generale. E poi vedremo le principali funzioni della radio. Questo è un primo video, ma comunque ne seguiranno degli altri, non preoccupatevi. Allora, la prima cosa che facciamo, quindi questo è il software del CRT. Allora, prima di andare a vedere le vere e proprie funzioni della radio, ora facciamo una breve panoramica sul software. Quindi qua abbiamo il tasto File, Crawler Suite, New Open, Save, Save As, come ce l'hanno tutte le radio. Poi c'è il tasto Model, un modello della radio che ti dà delle informazioni. C'è il CH-Edit. Allora, in questo software è possibile fare il copia e incolla delle frequenze, quindi anche copiate, che ne so, su delle tabelle su internet, è possibile incollarle qua. E state attenti che non tutti i software di tutte le radio fanno questo. Questa è già una grande cosa, perché sul TYT le devi mettere manualmente. Abbiamo il tasto Cut, Copy, Paste. Poi ci abbiamo Insert, Delete, Move Up e Move Down. Qua poi Edit, Kernel Information, che è questa finestra qui. Ci abbiamo il function setup per radio channel e DTMF. Questa radio è possibile, non alta, ha presente i toni DTMF ed è una radio PMR, ragazzi. È una radio omologata PMR. Hanno scanning information, emerging information, enabled messages, local messages, batch channel edit, perché è possibile fare anche della programmazione in batch qua. Ok, programming read, quindi leggere dalla radio, scrivere la radio e la password. Poi c'è in set, è possibile le opzioni di collegamento, di settare la porta e com, settare il linguaggio del programma, che è in inglese e cinese, ovviamente, perché questa radio, anche se dicono che è di produzione francese, ho i miei dubbi. Setting initialization, niente, vabbè. Views, quindi il sottomenu del programma, quindi la toolbar che c'è qui e nulla. Poi Windows, cascate, Help, le solite about del CRT. Quindi questo è un software comunque originale del CRT. Allora, questa è la prima schermata che ci appare, quindi Channel Information, quindi informazioni sui canali. Quindi qua nella schermata principale abbiamo tutti i canali, quindi dall'1 fino al 128, quindi 128 memorie programmabili. Quindi qua abbiamo i canali in ricezione, 446 e 625, canale in trasmissione, channel name. Qui è possibile in questa radio mettere anche il nome di un canale, che ne so, PMR1, o che ne so,
per gli amanti del trekking, dell'avventura, si può mettere anche in canale apposito RRM, ne so, Radio Rete Montana, è riprogrammato il tasto della radio, e magicamente con un solo clic andate al canale 816 quando siete magari in emergenza o dovete chiamare la radio Rete Montana per essere sicuro di essere coperti in qualche sentiero, e avete predisposto il canale Radio Rete Montana e anche il nome del canale, come gli ultimi Midland, anche il G13 si possa fare questa cosa. Comunque abbiamo i toni subaudio, quelli analogici e quelli digitali, gli analogici CTCSS, quelli digitali DCS. In quelli digitali è possibile avere sia i codici normali che quelli invertiti. Qui facciamo una breve panoramica, partono dal 67, dal 67, il TYT forse parte da qualche cosa più sotto. Comunque abbiamo, arrivano, fino a 254.4, poi abbiamo il D00, grande, questi sono quelli invertiti, quelli sono questi normali. Di 77, poi partono da D000i e finiscono al 77i. Ok, questo è per il decoder, per la ricezione, questo è per la trasmissione. Poi ci abbiamo programmabile sia da software che dalla radio la potenza in uscita dal trasmettitore, che è possibile settarlo in low, middle e IG, quindi bassa potenza, media e alta. C'è uno scan skip, ovvero quello della scansione dei canali, che è possibile settare, l'optional signaling, non so cosa, dei toni DTMF, è possibile impostare separatamente su ogni canale, cosa fighissima. E poi questo c'è il channel, praticamente la spaziatura in frequenza, le function setup, queste sono tutte delle finestre che comunque è possibile le programmare. Comunque abbiamo, questa è la schermata del channel information, abbiamo la function setup, radio channel, DTMF come programmazione, il key setting per programmare qualsiasi tasto della radio, anche le manopole, lo scan information, l'emergency information, enabled messages e local messages, function setup. Questa è la schermata principale della radio, delle funzioni. Comunque abbiamo lo squelch level settabile da 0 a 9 livelli. Ok, ci abbiamo il display, che è possibile mettere sia la frequenza, il numero del canale, oppure il numero della frequenza, oppure il nome del canale, ovvero possiamo con questo settaggio possiamo scrivere, che ne so, canale 1 PMR, nel canale 816 Radio Rete Montana, e vi compariranno a display. Frequency e channel number. Quindi questa è la retroilluminazione, che è possibile settare in tre diversi colori, blu, arancione e viola. Questa è la backing light, ovvero la retroilluminazione quando si deve attivare. È possibile metterla su off, on per essere sempre acceso, oppure in automatico quando si pigiano i tasti.
Allora, il battery save è possibile settarlo in off 1.1, 1.2 e 1.4 per avere il massimo risparmio energetico e la massima versatilità. Poi abbiamo la voice prompts, ovvero come nelle Boa Feng, che ruotando la manopola, comunque pigiando i tasti, ti esce la voce sia in inglese o in cinese. A me non mi interessa, la metto su close. Il key beep sarebbe il key dei tasti, il suono quando si premono i tasti. Il beep vol, ovvero da 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente sarebbe il volume del beep dei tasti o che è possibile settare dall'1 al 5. Il T-Eliminator Type c'ha la radio FM, quella 88-108 MHz, che però qui devo fare un video a parte perché c'è un escamotage molto interessante che vi tengo un po' in attesa perché c'è un bellissimo escamotage per andare su altre frequenze. Allora, c'è il working channel, il current working channel, ovvero l'accensione della radio. È possibile settare in che canale deve essere. Nel canale che volete voi in pratica. Qui c'è l'FM radio current working channel, che è il canale che deve essere la radio FM quando accendi la radio. È possibile settare anche questo. Ovvero tu la vuoi, che ne so, a 106.4 di Radio Italia e l'accensione, l'attivazione della radio FM andrà sempre in quella frequenza. Poi c'è il TBST Frequency, che io ora non so cosa sia. No, scusate, ho sbagliato. Il TBST Frequency, il taglio della scorsa fine chiamata. Non lo so, sono delle funzioni che non uso, quindi. Che poi tra l'altro non ho visto neanche in altre radio e non lo conosco bene. Non ho fatto neanche prove, non. Perdonatemi. Comunque, standing display, custom, è possibile qua. All'accensione della radio scegliere un full screen, il voltaggio della batteria oppure un custom display come ho fatto io nel breve video che ho postato su YouTube, che ho messo il nome nel mio canale YouTube. Quindi è possibile personalizzare il nome all'accensione della radio per pochi secondi comunque. Qui abbiamo il Direct Channel che è 1 e il Direct Channel 2, ovvero abbiamo la possibilità di selezionare due canali con scorciatoia da tastiera, scorciatoia da tastiera. Questi è possibile, che ne so, io sul Direct Channel 1 ho impostato un canale, ho programmato un canale della radio per portarmi alla pressione del tasto sull'816 di Rete Radio Montana. Quindi abbiamo due opzioni, due canali da poter impostare con scorciatoie da tastiera preconfigurate. Poi abbiamo il tone auto timer, ovvero per non bruciare il finale della radio, che va da off da 15 secondi fino a 240, tanta roba. Poi abbiamo il tone warning time in secondi. Il tot repressed kit in time, ovvero a un tot di secondi che non premendo la tastiera comunque
tiriamo il volume, che non facciamo attività, lui si mette in blocco a tastiera in automatico. Facciamo il multi-reset time. Poi abbiamo ovviamente il Vox Leve, Vox Delay Time, Vox Prompt e comunque Starting Display Character, ovvero qua è possibile selezionare per esempio Corvo, sottoscrivere, l'accensione della radio comparirà Corvo, penso ora 8. Io per il momento direi di fermarci qua, siamo già a 18 minuti. Niente, boh, scusate il mio inglese da quinta elementare. Comunque, boh, dai, spero che questa mini recensione, mini video della programmazione di questa radio del CRT8WP vi sia di vostro gradimento. Commentate, iscrivetevi al canale e fatemi sapere, dai. Vi aspetto dai qua su YouTube con le vostre opinioni e con i vostri punti di vista. Un salutone da Sniper Corvo.